partenza con il botto per il WPT National organizzato da Gioco Digitale al Casinò di Campione d'Italia. I 206 iscritti al Day 1A lasciano infatti intendere che il record di partecipanti fatto registrare in un WPT National qualche settimana fa a Marrakesh, 465 player, possa essere battuto domani. Se così sarà, rischia d'essere affollata la festa privata a cui sabato sera allo Sporting Club saranno invitati tutti i giocatori che riusciranno a qualificarsi al Day 2. Ad attenderli ci saranno non solo le 4 GD Girls che già oggi hanno riscaldato l'atmosfera del nono piano del Casinò di Campione, ma anche un open bar e 10 ballerine brasiliane pronte a ridare morale anche ai meno fortunati, come Luigi Curcio, che già al terzo livello di giornata di questo Day 1A vede il suo torneo compromesso dal full d'assi, con cui è costretto a pagare la grossa bet di Nicolò Caramatti, che ha solo poker di 6. Quello di Luis Gallo però non è l'unico stack a montare. Salgono forti in acqua 4 anche Marco Gemma, Salvatore Bonavena e Giannino Salvatore. Intanto il campo centrale del torneo diventa il tavolo 17, dove Claudio Rinaldi, Rocco Palumbo, Riccardo Lacchinelli e Carlo Savinelli si danno battaglia. Lo svizzero raddoppia da corto su Rocco G, Lacchinelli rocolla tre sbarellate di Savinelli con asso alta e quest'ultimo si rifà eliminando Palumbo. La volata degli ultimi due livelli è lanciata, con il funambolo carico come il cipollini dei bei tempi. Ma a tagliare in prima posizione il traguardo di fine Day 1A è stato Salvatore Bonavena. Ragazzi, è la prima volta che chiudo il Day 1 da chip leader, non mi era mai successo. Non lo so se è di buon auspicio oppure no, però siamo partiti bene, quindi vuol dire che speriamo di continuare così. Sono divertito tantissimo, non mi era mai successo di divertirmi così tanto e quindi speriamo che sabato continui il divertimento.